Ciao a tutti! Oggi alle bioguide parleremo della rosa damascena, fantastica alleata dell'estetica naturale che ci aiuterà a prepararci per l'estate. Do il benvenuto alle nostre fantastiche esperte. Ciao Vitiola! Allora, che cos'è la rosa damascena? La rosa damascena è una delle tante erbe ayurvediche che appunto noi utilizziamo nel mondo del beauty. Il suo utilizzo è veramente vasto perché noi lo possiamo utilizzare sia sul cuoio capelluto, sia sulla struttura e la lunghezza dei capelli, ma anche per quanto riguarda la cura del viso e del corpo. I benefici che può apportare sono veramente tantissimi. Infatti noi sul cuoio capelluto lo possiamo utilizzare per andare a sebo riequilibrare un cuoio alterato e intossinato. Lo possiamo utilizzare per idratare. Per quanto invece riguarda l'utilizzo sulla pelle del viso, lo possiamo utilizzare nei trattamenti anti-age, proprio perché va a contrastare quelle che possono essere la formazione dei radicali liberi. Quindi questa pianta ha un'applicazione abbastanza vasta. Per quanto riguarda i trattamenti di preparazione all'esposizione solare, proprio perché appunto apporta un sacco di oligoelementi, acidi grassi e vitamine, può preparare sia il cuoio capelluto, i capelli e la pelle appunto del viso a quella che può essere l'esposizione solare. Io a questo punto non vedo l'ora di vedere praticamente come possiamo applicare questa rosa damascena. Lo faremo sulle mani. Ok, adesso andiamo a vedere come preparare la rosa damascena. Aggiungiamo l'acqua. Sembra abbastanza facile, ma l'acqua che stiamo mettendo è calda o fredda? Allora, l'acqua che utilizziamo è calda, all'incirca sui 60-70 gradi. Il rapporto tra polvere e liquido può variare in base a quello che vogliamo fare come utilizzo della miscela, quindi la possiamo rendere sia più compatta che più liquida. Ok. Questo è il trattamento pronto. Adesso possiamo tranquillamente applicare la rosa damascena sul dorso della mano. Questo trattamento a me è sembrato abbastanza facile nel vederlo fare. Lo possiamo consigliare anche a chi ci segue? Riescono a farlo tranquillamente anche loro a casa? Assolutamente sì, questo come impacco, come maschera è davvero semplice da fare. E prima di applicare la rosa damascena come maschera consiglio sempre di fare un peeling, proprio perché sulle mani troviamo quasi sempre un accumulo di cellule morte, quindi prima facciamo un peeling, dopodiché applichiamo l'impacco, lo lasciamo in posa per 15 minuti, dopodiché sciacquiamo il tutto sotto l'acqua e vediamo quello che è il risultato. Marisa, se dovesse rimanere del prodotto come sta succedendo a noi adesso, può essere riutilizzato in qualche altro modo? Assolutamente, lo possiamo utilizzare anche con l'aggiunta di altre erbe, sia ayurvediche oppure con il gel d'aloe. Un'erba che si sposa molto bene con quelle che sono le azioni della rosa damascena è il meti o fieno greco. E messi insieme sono un fantastico impacco idratante e anti-age per il viso, quindi in questo caso possiamo tranquillamente ricavare anche una maschera per il viso. Bene, ricordate allora il meti che ho appena detto, perché lo tratteremo a breve. Ovviamente se voi avete qualche domanda, qualche dubbio, lo potete scrivere nei commenti e noi vi risponderemo. Allora, l'impacco è pronto, adesso passaggio fondamentale per tutte le erbe ayurvediche
e coprirle, perché proprio per agire e rilasciare al meglio quelle che sono le loro funzioni devono rimanere idratate. Quindi adesso andiamo ad applicare sulla rosa damascena una garza imbibita con idrolato proprio per potenziare ulteriormente quelle che sono le azioni della rosa damascena, e lo lasciamo in posa per 15 minuti. Ecco qui, come possiamo vedere abbiamo applicato appunto la garzina imbibita di idrolato di rosa damascena. Questo aiuta appunto, come dicevo prima, a far sì che l'impacco che abbiamo applicato possa rilasciare al meglio tutte le sue sostanze funzionali. Inoltre l'impacco può essere potenziato anche con gli oli essenziali sempre specifici in base all'inestetismo che stiamo trattando. L'etichetta è un elemento importantissimo, ricco di informazioni codificate a tutela dei consumatori, e ci permette di fare scelte informate e consapevoli al momento dell'acquisto. Forse non tutti sanno che esiste un regolamento che vigila su quello che ogni azienda riporta sull'etichetta. Questo regolamento è comune a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, per garantire una maggiore trasparenza e coerenza. Se volete approfondire, vi lascio in basso nell'info box i link ai riferimenti normativi. Le informazioni sull'etichetta devono essere indelebili, facilmente leggibili, semplici e chiare. Vi è mai capitato di cercare una informazione sul flacone, ad esempio di una crema viso, e non trovarla? Ebbene, è possibile che questa si trovi sulla confezione secondaria. Lo scatolino in cui si trovava il flacone appena comprato e che però in genere buttiamo via subito dopo l'acquisto. Ma quali sono le informazioni obbligatorie che troviamo sull'etichetta cosmetica? La funzione del cosmetico, l'INCI, il responsabile del cosmetico, il contenuto nominale, il lotto di provenienza, la scadenza, cioè data di durata minima, o il PAO, le precauzioni d'uso e il paese di origine per i prodotti fabbricati in paesi extra Unione Europea. Prima di analizzare nel dettaglio queste informazioni, dobbiamo sapere qual è la definizione di cosmetico. Per prodotto cosmetico si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano o sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli quindi in buono stato o correggerne gli odori corporei. La funzione del cosmetico indica a cosa serve. Un'altra indicazione che troviamo sull'etichetta è la persona responsabile del cosmetico. Questo ruolo può essere ricoperto dal fabbricante, dall'importatore, dal distributore, che è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o brand. Quindi troveremo in etichetta la ragione sociale e la sede legale del garante degli obblighi di legge. Ancora un'altra informazione che troviamo in etichettatura è il contenuto nominale, che indica quanto prodotto c'è nella confezione e deve essere espresso in peso, quindi per esempio in grammi, o in volume, quindi millilitri. Il lotto di fabbricazione, altra informazione estremamente importante, permette di identificare il prodotto cosmetico nella filiera di produzione. Un punto molto importante che mi preme evidenziare è la differenza che esiste tra la data di durata minima e il PAO, che significa periodo post-apertura. La maggior parte dei cosmetici non contiene la data di scadenza, come accade per gli alimenti, perché il cosmetico prodotto, chiuso e ben conservato, dura più di 30 mesi.
Ma se il cosmetico ha una durata inferiore a 30 mesi, come ad esempio i preparati galenici, allora in etichetta troveremo una clessidra oppure la scritta usare entro il, con giorno, mese e anno di riferimento. Per i prodotti con durata minima superiore a 30 mesi, deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza problemi. Questa informazione è preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto. Questo è il PAO, cioè il periodo post-apertura, in cui il cosmetico è utilizzabile. All'interno del simbolo rappresentante il barattolo di crema aperto troviamo un numero con una M accanto. Quel numero indica i mesi in cui può rimanere aperto. L'ultima informazione, ma non meno importante, riguarda le precauzioni d'uso, cioè le eventuali avvertenze per un corretto utilizzo e una corretta conservazione del cosmetico. Ad esempio, possiamo trovare tenere lontano da fonti di calore o evitare il contatto con gli occhi, eccetera. Bene, ora abbiamo capito le informazioni principali da verificare quando compriamo un prodotto cosmetico. Nella prossima puntata l'argomento affrontato sarà l'INCI, ovvero l'elenco degli ingredienti che compongono un cosmetico. E anche per oggi abbiamo concluso. Io vi ringrazio per averci seguito e ringrazio anche le nostre fantastiche esperte. Insieme a loro vi diamo appuntamento alle prossime bioguide.